Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Giallo. Io sono Glacial Sphere ed oggi andremo a ripulire la MN Anna e forse addirittura a battere la palestra del Tenente Surge se avremo ancora tempo di farlo in questo episodio. Quindi, detto ciò, senza perdere ulteriore tempo, vi ricordo che di lì a destra abbiamo già battuto tutti, sono andato a curare i Pokémon tra un episodio e l'altro ed ora tocca battere gli allenatori. Dai, andiamo! In questa versione di Pokémon, in questa versione della MN Anna di Pokémon Giallo, se volete un'esplorazione, diciamo, bella completa, con calma, in cui leggiamo dialoghi degli allenatori e ne parliamo un po', andate a vedere il mio Let's Play di Pokémon Blu, dove ho fatto tutto con calma. Qui è esattamente la stessa cosa, quindi andrò un po' più veloce, commetterò un po' di meno, leggeremo un po' meno i vari dialoghi degli allenatori. Pikachu del cavolo, perché fallisci, schianto? Ma, dettagli. Allora, Pikachu vai con schianto. Mi sa che non lo ammazziamo, tra l'altro, infatti, è rimasto con un HP. Addio Pikachu, è stato molto bello conoscerti. Ah, non è morto, attenzione! Pikachu, attenzione! Out of nowhere! Esce e tira giù Growlithe del gentiluomo. A questo punto cambiamo di nuovo Pokémon, perché questo rumore è insopportabile. E mandiamo contro Growlithe, direi PG8, che deve prendersi un po' di punti esperienza. Ricordandoci che abbiamo anche Charmeleon da allenare, tra l'altro. Nel frattempo vi ricordo anche di lasciare un bel mi piace al video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Pokémon versione gialla e se avete magari delle richieste particolari. Intanto il nostro Pidgeotto è incolume e continua con Raffica. O se avete magari delle curiosità da condividere. Mi condannano un fatto, figurati se non era brutto colpo. Growlithe infame, tra l'altro Growlithe Pokémon bellissimo, molto bellino anche lo sprite nuovo. Molto molto bello, sia Growlithe che Arcanine. Sono due tra i miei Pokémon preferiti. Siete anche curiosi di giocare il nuovo videogioco Pokémon? Questo video dovrebbe uscire più o meno in concomitanza con l'uscita dei nuovi giochi Pokémon. Tra l'altro 1260 Pokédollari ci ha dato quel gentiluomo. Niente male. Allora, entriamo qui dentro e abbiamo un altro gentiluomo. Vediamo di darci una curata al nostro Pikachu, che è stato letteralmente disintegrato, ma non voglio tornare al centro Pokémon per curare Pikachu, basta. Vabbè, avrei dovuto curare anche Pidgeotto, effettivamente. Vabbè, diamogli una pozione. Crepi l'avarizia. Ecco fatto. Vai, andiamo di nuovo a combattere con questo gentiluomo. E comunque, oltre a mettermi piace, commentare, iscrivetevi al canale, mi raccomando, iscrivetevi se volete continuare a seguire queste serie che sto portando e altre nuove che arriveranno, sempre diverse comunque, mantenendo sempre comunque almeno una serie su Pokémon, sapete questo, almeno una serie verrà mantenuta su Pokémon. Tra l'altro mi fa malissimo il doppio calcio di Nidoran, mannaggia lui. Direi di cambiare Pokémon e mandare subito Butterfree, che è rimasto anche un po' indietro con i livelli. E appunto, oltre a mettere mi piace, commentare, iscrivervi, condividete anche questo video sui vostri social o con i vostri amici, magari qualcuno che non ha ancora giocato a Pokémon Giallo, o qualcuno che ci ha giocato da piccolo per fargli ricordare, no? I bei vecchi tempi andati. Con questo gameplay. Ok, Butterfree non sale, peccato. Lasciamo comunque Butterfree dentro contro Nidoran. Vai, altra confusione. Credo che contro questo Nidoran potrebbe salire di livello Butterfree. A Graffio gli farà male però. Anzi, lei farà male. Ho deciso che Butterfree, è femmina, ma continuo a chiamarla comunque a riferirmi a lei con il maschile. Però, esattamente, qui sale di livello. Perfetto. Abbiamo speciali 34, 37 e velocità 37. Non è male, eh. Super suono. Abbiamo visto quanto è forte la confusione in questo gioco. Però non so sinceramente se insegnarglielo. Sonnifero è buono, Vena in polvere è buona, non glielo insegno. Lasciamo perdere Super Suono. Abbiamo battuto il gentiluomo che ci dice che siamo stati maleducati, evidentemente questo non ha mai perso in vita sua. Pensa che vincere sia maleducazione. Tu mi curi per caso? Cameriere, una fetta di torta di ciliegia, prego. No, non mi curi, infamella. Mi sa che l'infermiera che ti cura dentro la nave è stata aggiunta dopo. È stata aggiunta con i remake. Tu mi sfidi? Nope. Usciamo allora. Entriamo in quest'altra stanza. Oh, qui sì che ci sfidano. Un bel po' di allenatori. Tutti a fare la guardia a quello strumento. Beh, volendo, come vedete, potremmo sfidarne solo uno per prendere quello strumento. Ok,
altro Nidoran. Altro Nidoran, quindi mandiamo in campo subito il nostro Butterfree. Eccola qua, anzi la nostra Butterfree, come al solito. Continua a riferirmi a lei in quella maniera, al maschile. Oh, Velenospina mi ha disintegrato, andiamo di confusione. Sperando che lui non usi ancora Velenospina. Azione, forse mi ammazza comunque. Attenzione, non mi ammazza. Butterfree, incredibile, rimane con 2 PS e shotta Nidoran. Bravissima Butterfree. Bravissima. Wow, sei una forza, grazie mille bro. Prendiamoci questo strumento che è l'MT-08. Vediamo subito cos'è. Strumenti, andiamo a vedere. MT-08, usa Body Slam. Sapete che Body Slam non è niente male? Sapete che... No, non le segno nessuno di loro però. Andiamo a battere questa allenatrice. Questi Pokémon provengono da tutto il mondo. Vediamo chi hai. Per me provengono solo da Kanto. Azzardo un'ipotesi. Infatti Pidgey. Ah, intendi che si trovano in tutto il mondo perché sono talmente banali e comuni che li puoi davvero trovare in tutto il mondo. Ok, Tuono Shock non è stato in grado di shottare Pidgey purtroppo. Perché vi ricordo che stranamente questo Pikachu non ha molte statistiche speciali. Continua ad avere... Ecco, ora che sale di livello lo vediamo. Continua ad avere più attacco, vedete? Più attacco che attacco speciale. Stranissimo. Ok, contro Nidoran invece cambiamo di nuovo. E rischierei Butterfree. Vabbè, boh, in caso muore, amen, dai. In caso muoia, amen. Però rischiamo comunque Butterfree. Se Nidoran fa degli attacchi che non fanno danno, per esempio non so, un fulmi sguardo per dirvi, ce lo portiamo a casa. No, niente, fa azione, peccato. Allora mandiamo Charmeleon. Che si prende anche lui un po' di punti esperienza. Usiamo Fossa, è super efficace. Ah, bello, 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 veloce Fossa, tra l'altro. Perfetto. Vi ricordate che ho insegnato Fossa a Charmeleon nello scorso episodio, vero? E andiamo a battere anche questa allenatrice. Ah no, non sei un'allenatrice tu, my bad. Allora, andiamo a prendere l'ultima cabina di questa parte. Ok, questo è un poliziotto, quindi non ci combatte. A questo punto io vado a curare i Pokémon e torno qui tagliando il video. E rieccomi qui. Ho curato i Pokémon, a questo punto possiamo, se non sbaglio, scendere e andare prima di tutto di qui. Dove ci sono altri allenatori da sfidare, giusto? Qui fuori dovrebbero esserci dei marinai. Eccoli qui. Allora, direi di lasciare comunque davanti i Pikachu. Va benissimo. E sfidarli. E il marinaio è mal di mare? Assolutamente no. Assolutamente no. Vai, sfidiamo il marinaio che manda in campo matchup. Ok, non è l'ideale per Pikachu. Ma proprio per niente. Quindi cambiamo Pokémon e mandiamo a Butterfree. Butterfree è rimasto un po' è rimasta un po' indietro con i livelli, però non è male da usare, eh. Peccato che si dotti sempre contro della gente che fa malissimo, in particolare questi matchup che vanno di brutti colpi in continuazione, ma glielo torniamo anche noi. Ottimo. Poi chi usi Tentacool? Sapete che posso lasciare Butterfree? Confusione è super efficace, quindi lasciamo Butterfree. Peccato che non sia rimasto confuso. Qui una bella confusione tattica sarebbe servita. Ecco, tra l'altro è super efficace l'acido di Tentacool su Butterfree. Niente, non si confonde. E continua a usarmi acido. Oh, che danni però, eh. Andiamo di azione, tiriamolo giù. Ok, Butterfree è già morto praticamente. Fantastico, mi sono distratto, eh. Sì, un altro si era distratto con... Conoscevo un altro che si distraeva. Vai, combattiamo contro questo marinaio. Sperando che non abbia un altro matchup di primo Pokémon, perlomeno. Anche lui matchup come primo Pokémon, mannaggia. Non posso lasciare Pikachu perché ha la difesa praticamente nulla. Devo mandare qualcun altro, mandiamo PG8. Colpo karate infama malissimo su PG8, come vedete. E tra l'altro è un brutto colpo, infame. Andiamo di attacco rapido. Giustamente matchup ha una buona difesa. Altro brutto colpo. Ah oh, che ci vuoi fare? Cioè letteralmente crittano in continuazione. Colpo karate, vai, uccidimi a questo punto.
Stranamente non mi uccide, ma andiamo Charmeleon. Che si possa tankare magari un po' di colpi. Ecco, buono. E via di Berserker. Stab, speciale. Oh, di poco non l'ha ucciso. Tra l'altro era un brutto colpo a nostra volta. Pure lui brutto colpo, cioè è l'episodio dei brutti colpi questo. Andiamo di graffio su Machop. Ok, prendono tutti un po' di punti esperienza. E poi chi ha? Shellder. Contro Shellder manderò Ivysaur. Così che possa prendersi un po' di punti anche lui. Tanto con Frustata dovrebbe tipo one-shottarlo Shellder. No, di pochissimo, dai, un HP. Peccato. Beh, andiamo di azione. Ecco fatto. E abbiamo battuto anche questo marinaio. Sei impressionante, grazie. Tu sei un altro allenatore? No. Però tu qui sotto sei giusto? Nemmeno? Allora, c'è un altro allenatore forse qui sopra? No, nessuno, ok. C'erano solamente questi gli allenatori qui fuori. Poi, si potrebbe scendere nelle cucine per trovare forse degli strumenti nascosti, vediamo, eh. Andiamo scendendo di qui nella cucina. Vediamo se ci sono degli strumenti nascosti qui. Questi non sono allenatori, mi raccomando. Qui dentro, no. Qui dentro, no. E qui dentro, una Mega Ball. Perfetto. Mentre in rosso fuoco e verde foglia, qui dentro mettevano tre bacche. Se ben ricordate. A questo punto, continuiamo. Abbiamo i Pokémon, certo, messi un pochettino male, ma vediamo di fare comunque anche questa parte della nave, prima di tornare a curarci di nuovo. Ok, questo ci parla di Snorlax, vero? Sì. Snorlax, e ce lo aggiunge nel Pokédex, effettivamente. E qui abbiamo altri due allenatori. Guarda cosa ho pescato. Vediamo, fammi vedere cosa hai pescato. Sicuramente tu non hai Machop, quindi. Almeno. Andiamo di tuono shock. Ok, buono, buon danno. Anche se, insomma, essendo 5 livelli sopra, super efficace l'attacco, speravo in un bel one shot. Ok, perciò si prende punto esperienza. Contro Tentacle sì, cambiamo. E mandiamo... manderei PG8 in realtà, ma mandiamo comunque Visau, dai. Andiamo in Visaur e usiamo Frustata. So che non è super efficace, Però dovrebbe comunque fare abbastanza danno. Ah, non è non molto efficace addirittura? Perché non molto efficace? Scusatemi, acqua veleno. Erba è 0,25 su veleno. Oppure lui è solamente veleno, scusate. No, è possibile, è super efficace elettro. Quindi acqua veleno. Dovrebbe essere super efficace contro acqua, non molto efficace contro veleno. E quindi normale. Danno normale. Boh. Non so per quale motivo allora non sia molto efficace. Intanto però Ivysaur sale a livello 22. Meritatamente impara veleno in polvere. Vediamo se possiamo togliergli qualcosa. Allora, Ruggito non è malaccio contro alcuni Pokémon. Ma la combo parassissieme veleno in polvere è buona, La combo parassissieme veleno in polvere ti permette di... Anzi, ancora meglio tossina quando arriveremo da Koga. Ti permette di davvero fare delle magie. Battere qualsiasi tipo di Pokémon. Andiamo di Frustata contro Goldeen. Questo per me è lo shot. No, peccato. Peccato davvero. Peccato, è super efficace ma non fa molto danno. Andiamo qua di azione. Ok. E abbiamo tirato giù anche questo pescatore. Sono distrutto. Capita. Sfidiamo anche questo allenatore. Lottare contro i giovani mi tiene in forma. Bene, buon per te. Pikachu contro Voltorb. Andremo di schianto. E ovviamente fallisce. So che non ha 100% di precisione schianto, Lo so bene. Sonic Boom però mi ha fatto malissimo. Vediamo se noi riusciamo a ritornare il danno con schianto.
Più o meno. Ok, meno 2 alla difesa. È giunto il momento di sostituire Pokémon. E mandare. Chi mando? Sono tutti mezzi morti. Manderei Pidgey come sacrificio a questo punto. Ammazzamelo. Uso Turbo Sabbia addosso se non me lo ammazzi in un colpo. Ecco fatto, così fallisce. Uso ancora Turbo Sabbia. Tanto prima o poi me lo ammazzi questo PG. Ah, autodistruzione. Ok. Va bene. Quindi Pikachu prenderà punti esperienza. Ah, ha fallito autodistruzione? Non sapevo potesse farlo, sinceramente. Non sapevo potesse fallire autodistruzione. Quindi lui si è autodistrutto ma non ha fatto danno. Ok, stranissimo questa cosa. Andiamo di schianto. Vi ricordo che Magnemite non è tipo acciaio in prima generazione. Infatti si prende un danno normale. Altro Sonic Boom però, mannaggia lui. E niente, si cambia di nuovo Pokémon e si manda di nuovo questo PJ. Il PJ della vittoria qua. Che si è fatto altri due livelli completamente a caso. Ok, va bene. Uccidimelo pure. Non è un problema. E ora andiamo Charmeleon. Dopo questa battaglia ovviamente tocca andare a curarsi di nuovo al centro Pokémon. Andiamo di fossa, super efficace. Via, muori. Perfetto. E abbiamo battuto anche il gentiluomo. Bella lotta, sono ringiovanito. Bene. Qui troviamo un Etere Max, molto utile. E a questo punto ragazzi, come prima, taglio il video e ci rivediamo qui con i Pokémon curati. E rieccoci qui. Abbiamo appena sfidato il tipo in quella parte, in quella cabina, ed ora tocca sfidare loro. No, non sono allenatore loro. Ok, lui ci parla di surf, mentre tu taglio. Ok, la cabina dell'MN questa. Proseguiamo allora. Qui abbiamo due allenatori, altri due allenatori. Sfidiamoli. Cosa preferisci? Un Pokémon forte o uno raro? Voi cosa preferite, ragazzi? Un Pokémon forte o uno raro? Eccolo qui, Growlithe contro Pikachu. Direi di cambiare immediatamente Pokémon e mandare Charmeleon. Con fossa. Boato, Charmeleon è incolume. Vai, fossa. Mi piace l'animazione di fossa, è molto veloce. Adoro questa cosa, così non si perde inutilmente tempo. Ok, Pikachu prende un po' di punti, Charmeleon pure, e sale a livello 19, niente male. Poi, vediamo un po', lui manda Ponyta, lasciamo Charmeleon, sempre con fossa, tranquillamente. Bellino lo spread di Ponyta. Perfetto. Fortissimo Charmeleon. Quando diventerà Charizard ancora di più. Tanto di cappello, beh grazie. Ed ora, mi sfidi tu? Cara pupa, non ti ho mai visto alla festa, perché non ci sono mai stato. Ok, vediamo chi mandi, tu invece. Jigglypuff, ok, non abbiamo mosse di tipo lotta da poter usare, però abbiamo schianto. Schianto dovrebbe farle relativamente male. Alla faccia, del male. Inibitore, cosa mi togli? Non attacco rapido, tuonda, perfetto. Volevo usare attacco rapido per finire questa battaglia. Ottimo così, Pikachu sale a livello 23. Bene, bene, bene. Facci piano. Prendiamo questo strumento che è una caramella rara, ottimo. Ne faremo buon uso, spero. E andiamo a quest'altra cabina, forse la penultima. Qui però non abbiamo degli allenatori. Questo ci parla della zona Safari, mentre tu... Niente, ci parla di suo padre. E dice che è molto affascinante. Complesso di Edipo. Comunque, anche qui non abbiamo allenatori, giusto? Niente, e allora tocca andare a sfidare. Abbiamo finito la nave. Tocca andare a sfidare il buon Gary. Useremo Pikachu come primo Pokémon, dato che lui manderà Spearow, molto probabilmente, e andiamo. Eccolo. Ciao, Glacial. Mi aspettavo di trovarti qui. Glacial, ti hanno invitato davvero? E come procede il tuo Pokédex? Ho già catturato 40 tipi di Pokémon, sai, beh, il Pokédex non è questione, non è cosa in questo walkthrough Pokédex. Ce ne sono ovunque, si aggirano nell'erba alta. Vai.
combattiamo. Se girano nell'erba alta e vi a parte combattere, ti tirano Pokéball in testa praticamente, mentre sta parlando. Ok, Spearow contro Pikachu, andiamo lì con uno shock ovviamente, sperando in un one shot nel brutto colpo. Buono, nemmeno è stato necessario il brutto colpo per one shottarlo. Ora tocca a Rattata. Contro Rattata direi di mandare PG8, così da fargli prendere un po' di punti esperienza. Vai di attacco rapido. Rattata non dovrebbe avere molta difesa, infatti si prende un bel danno, mentre PG8 dovrebbe avere più difesa, e infatti lo tanca meglio. Perfetto. Punti esperienza dati anche a PG8. Poi chi mandi? Sandshrew. Sì, cambia Pokémon e mandiamo il buon Ivysaur. E abbiamo una squadra nettamente migliore del povero Gary, eh. Nettamente migliore c'è lui a Rattata. Ne abbiamo Ivysaur. Charmeleon, avremo tutti gli starter. E contro Eevee mandiamo di nuovo PG8. Facciamo riprendere altri punti esperienza. Riesce a prenderli perlomeno. Partiamo con un turbo sabbia per gradire. Ecco, bravo, fallisce. Poi andiamo di attacco rapido. Colpo coda, fallisce di nuovo, ottimo. Attacco rapido. Qualcosa usi? Azione, va bene. Colpiscimi pure. Attacco rapido di nuovo. Turbo sabbia fallisce e si gode. Dai, manca solo un attacco rapido. E abbiamo battuto stra-agilmente Gary. Proprio facilissimamente. PG8, per concludere in bellezza, sale a livello 20. Uffa, almeno tu stai allenando i tuoi Pokémon. Come almeno tu non li stai allenando? Si dice ci sia a bordo un maestro di taglio. In realtà è solo un vecchio con il mal di schiena. Anzi, con il mal di mare, ma il taglio è davvero utile. Dovresti andare a trovarlo. Ciao! Ed ora ovviamente andremo a trovarlo. Ecco qua, saliamo e andiamo dal capitano. Di nuovo, ragazzi, se volete leggere tutti i dialoghi, tutte le cose, guardate le let's play di Pokémon Blu. Io qui vado in maniera un po' più veloce perché l'unica cosa che mi interessa di giallo è poter giocare effettivamente con la squadra dei tre starter, cioè avere tutti e tre starter in un gioco ufficiale Pokémon, che è una cosa che non puoi fare solitamente. Ok, preso l'MN taglio. E a questo punto possiamo andarcene. A chi ne insegniamo taglio? È vero, a chi ne insegniamo taglio? Beh, ci penseremo dopo la sfida alla palestra del tenente Surge che faremo in questo episodio, dato che abbiamo tempo di farlo. Quindi usciamo dalla MN Anna. Ecco qua. Ed ora la nave partirà, giusto? Esattamente. Addio. E a questo punto possiamo dirigerci direttamente alla palestra. È vero però, prima della palestra c'è un alberello con taglio. Giustamente. C'è taglio, bisogna togliere taglio. Cioè bisogna insegnare taglio a qualcuno. Allora, vediamo se qualcuno può insegnare, può impararlo nel frattempo. PG non credo possa farlo, eh. Vediamo. Ivysaur o Charmeleon. Potremmo insegnare ad Ivysaur. Però taglio non ci serve in realtà così spesso. Cioè basterebbe catturare un Pokémon a caso e insegnarglielo. Perché taglio ci serve giustamente solo qui per andare avanti nella storia. E poco più avanti. Non saprei, ne insegniamo a Venusaur davvero? Perché poi tanto Surf e Forza lo insegniamo a Blastoise. E per quello non c'è problema. Volo lo insegniamo o a Charizard o a Pidgeot. E Flash lo potremmo insegnare magari a Pikachu. Quindi per il resto non ci sarebbe problema. Dai, insegniamolo tranquillamente
Ah, Ivysaur. Così non ci facciamo problemi. Ce l'avremo sempre, taglio e squadra e via. Tanto Ivysaur userà le mosse di tipo erba. Cioè azione, possiamo anche toglierlo e mettergli taglio, non è un problema. Ecco fatto. E a questo punto possiamo andare alla palestra. Allora, Pokémon. Mettiamoci davanti Charmeleon. No, non volevo le statistiche, volevo ordinarlo. Fatto. Useremo Charmeleon e Ivysaur prevalentemente e Butterfree in caso in cui qualcosa andasse male. Con lei non ce l'ha ancora Squirtle, vero? Ha bisogno di un allenatore bravo che lo segua, ancora non ce lo dà. E immagino che possiate aver intuito cosa serva per prendere Squirtle. Serve vincere contro il tenente Surge. Quindi andiamoci. Allora, questa è la solita palestra della fortuna, quindi iniziamo semplicemente a battere gli allenatori prima. Vai. Rocchettaro. Manda in campo Voltorb. Vi ricordo che appunto non esiste levitazione, perché non esistono le abilità, quindi avremo campo libero con Fossa. E Sonic Boom ci fa comunque male. Ma noi con Fossa ne facciamo comunque di più. Andiamo di Graffio. E addio Voltorb. Charmeleon al 20, cosa buona e giusta. Pokémon, Voltorb. Cambiamo Pokémon e mandiamo Ivysaur. Dato che comunque si è beccato un meno 2 alla difesa Charmeleon. Vuol dire che un Sonic Boom gli farebbe molto male. Andiamo di Frustata. Ecco Sonic Boom che arriva anche su Ivysaur, dovrebbe fargli meno male rispetto a Charmeleon. Ok, qualcosina in meno ha fatto, effettivamente. Brutto colpo con frustata, buono. Ah, brutto colpo con azione. Bene, meno buono. Ok, altro brutto colpo. Sono partiti dei brutti colpi un po' così a caso. Però sono saliti di livello entrambi i miei Pokémon, buono. E contro quest'altro Voltorb direi di rimandare Charmeleon. E usare Fossa di nuovo. Peccato che non sia più veloce di Voltorb. Perché Voltorb è un Pokémon relativamente veloce comunque, non è lento. Bella la Fossa che questa volta lo one-shotta. Ottimo. E ne abbiamo battuto uno, sono fritto. Ora andiamo a cercare di battere anche lui. Non è posto per bambini questo. Vabbè. Contro Magnemite. Forse Fossa contro Magnemite possiamo shottarlo. Vuol dire 4 livelli avanti, eh. Però sono più veloci. Buono, shottato. Con brutto colpo, però. Con brutto colpo. Questo comunque ci fa guadagnare un altro livello su Charmeleon. Ottimo. Wow, sei un portento. Grazie. E andiamo a sfidare l'ultimo allenatore della palestra. Ok. Andiamo di fossa, mentre lui ci ha fatto un'azione con un brutto colpo. Ah, di pochissimo non l'abbiamo tirato giù. Andiamo di graffio allora. Autodistruzione, aia, mi sa che ci sciotta, eh. Potrebbe shottarci. Sì, peccato, non prendiamo l'esperienza di questo Voltorb. Andiamo Ivysaur. Lui manda in campo Magnemite? No, andiamo in campo. Ho appena mandato in campo Ivysaur perché mi chiedete di cambiare Pokémon. Andiamo di Frustata. Toglie davvero poco, eh. Sonic Boom. Vai, altra Frustata. Altro Sonic Boom, mi sa che Ivysaur qua ci lascia. Esatto. Però abbiamo ancora Butterfree. E Butterfree userà Confusione. Mica pochissimo li toglie.
E giustamente ha delle statistiche speciali molto elevate. Andiamo ancora di confusione sperando di confonderlo. Niente, non si confonde. Vai, confusione di nuovo. Brutto colpo, brava, brava Butterfree. Livello 19, ottimo. E abbiamo battuto anche lui. Stop, abbi pietà. Ok, a questo punto torno al centro Pokémon, mi curo ed inizio a cercare i pulsanti dentro queste cestine. E rieccomi qui nella palestra, Pokémon curati, e si inizia a cercare il pulsante. Il pulsante nei vari cestini, come ben sapete, quando si trova un pulsante, il prossimo può essere o da una parte o dall'altra, vicino a questo pulsante. Può essere quindi sia qui che qui. Proviamo qui? Niente, non c'è nulla. La solita sfiga. Si riprova, si parte dall'inizio. Ok, e ogni volta che è sbagliato, ovviamente tutto viene randomizzato di nuovo. Beh, l'idea più stupida che avessero mai potuto avere per una palestra. Ok, abbiamo trovato il pulsante qui dentro. Sarà qui allora il prossimo? No, niente, acqua. Oh, e niente da fare. Ripartiamo. Fuoco, trovato qui. E a questo punto sarà sotto, magari? Secondo lucchetto preso. Buono. Ok, ci sono stati meno di quanto mi aspettassi, fortunatamente. E siamo arrivati qui dal tenente Surge. Vediamo un po' che Pokémon abbiamo davanti. Abbiamo Charmeleon. Ci sta. Userei Charmeleon come primo Pokémon da mandare avanti. E poi userei Ivysaur contro Raichu, usando la tattica Parassi Semevero in Polvere. Ok? Andiamo. Sull'attenti, benvenuto alla palestra di Aranciopoli. Ma guarda questo sfidante, una mezza calzetta. Hai un bel coraggio a sfidarmi, sciocca recluta. Una lotta Pokémon non è cosa da poco, vedrai. Sarai costretto ad arrenderti, addirittura. Costretto ad arrendermi. Ok, vediamo un po' come va questa lotta contro il tenente Surge. La prima lotta contro Brock. Ah, lui ha solo Raichu, giustamente, perché hanno cambiato anche i Pokémon degli allenatori per renderli uguali, cioè i Pokémon del capo palestra, per renderli uguali a quelli di. Usa velocità X, ok, a quelli dell'anime. Ok, è già più veloce, tra l'altro, probabilmente Raichu di Charmeleon. Ti becchi una bella fossa in faccia e stai zitto, prima cosa. E poi andiamo ancora con fossa. Mega Calcio non dovrebbe shottarci. Come scusa? Ah, brutto colpo. Ok. Peccato, c'è stato il brutto colpo che ha rovinato tutto. Allora, andiamo di Parassi Seme. Altro Mega Calcio. Vediamo se quanto danno fa veramente. Quasi ci shotta, però siamo riusciti a mettergli il Parassi Seme. Andiamo poi di Vera in Polvere sperando che lui fallisca il suo doppio calcio, il suo mega calcio. Ok, ha fallito, buono. Buono, buono, buono. Perché mega calcio non ha il 100% di precisione, eh. Buono. Parassi Seme e Vera in Polvere, tutte e due ce le abbiamo ora. A questo punto direi di usare Frustata, ma non conta. Ah, ha fallito pure Mega Pugno, ottimo. Ora sia il veleno che il Parassi Seme che gli tolgono tutti i turni un po' di vita. E Parassi Seme me la ridà pure. Frustata, altra frustata. Mega Calcio fallisce, giustamente. Così impara ad aver fatto brutto colpo di Mega Calcio all'inizio. E con Frustata poniamo fine all'incontro. Perfetto. Se volete vedere una sfida quasi realistica contro il Raichu di Surge, in cui uso Pikachu, andate a vedere l'episodio di Pokémon Fire Rush, in cui appunto abbiamo rifatto questa battaglia. La medaglia tuono aumenta la velocità dei tuoi Pokémon e i tuoi Pokémon potranno volare in ogni momento. Sei speciale, prendi questo. E riceviamo l'MT24, Onda Shock? No, Fulmine. Insegnala un Pokémon elettrico. Potremmo insegnarla direttamente a Pikachu? Però credo che Pikachu la impari ad un certo punto, no? Bisogna vedere questo, devo andare ad informarmi per vedere il moveset di Pikachu e quando impara Fulmine. Perché Fulmine magari la possiamo insegnare a qualcun altro. Ora, non so se qualcuno tra Charizard, Blastoise e Venusaur possa imparare Fulmine, sinceramente. Sarebbe da vedere. Per ora andiamo a curarci Pokémon. Ecco qua. Poi lasceremo giù Pidgey, perché ci serve un posto libero nella squadra. E concluderemo in bellezza questo episodio. Allora, depositiamo Pidgey.
Ecco fatto. E andiamo a prenderci Squidward, Squidward. Squidward, Squidward. Qui dall'infermiera, dall'agente Jenny. Hai la medaglia tuono? Devi essere un buon allenatore, allora. Ho appena preso uno Squirtle che si cacciava sempre nei guai. Ti piacerebbe prenderti cura di lui? Assolutamente sì. E riceviamo Squirtle. Vuoi dare un soprannome Squirtle? Nope. Bene, ma trattalo come si deve. Eccolo qui quindi il nostro Squirtle. Livello 10 come tutti gli altri che ci siamo presi. Attacco 15, difesa 18, velocità 16 e speciali 15. Eccolo qua. Abbiamo il nostro Squirtle, che come mosse ha azione colpo coda e bolla. Potremmo già spendere l'MT e insegnargli quindi direttamente pistolacqua, ma non penso abbia senso, dato che credo che lo impari subito lui. Forse a livello 12-13. Detto ciò, però, direi che l'episodio quindi può finire qui. Nel prossimo andremo alla volta del tunnel roccioso e prima di farlo andremo a prendere Flash, ovviamente, per poter superare il tunnel roccioso senza troppi problemi. Quindi io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!